Un ciclo di seminari mirato a rafforzare le competenze per la gestione di azioni di mobilità sostenibile, rivolto a mobility manager aziendali, scolastici, ad amministratori e tecnici comunali coinvolti in progetti di mobilità. È una delle iniziative che propongono Città Metropolitana di Torino e Ministero dell'Ambiente durante la Settimana Europea della Mobilità. Se abbiamo portato avanti tutti i progetti, e soprattutto quello Pascal, di partecipazione nei percorsi scuola-casa-lavoro, oggi attraverso il Fondo Sociale Europeo riusciamo a fare questi seminari di confronto e di scambio che ci permettono poi di arrivare a quelle che sono le best practice da applicare in ambito territoriale. Abbiamo qui la presenza di mobility manager privati e pubblici delle nostre amministrazioni, ma soprattutto trattiamo tematiche che permettono poi di migliorare e di implementare tutti i servizi che mirano a sostenere la mobilità sui nostri territori. È ovvio che c'è un confronto continuo con il Ministero e quindi a livello nazionale sicuramente il prossimo piano di mobilità prevederà delle forme di finanziamento che dovranno comunque riversarsi sui nostri comuni. L'evento fa parte del progetto Creiamo PA, cioè competenze e reti per l'integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della pubblica amministrazione, che mira ad assicurare maggiori livelli di efficienza in campo ambientale, affrontando i temi del rafforzamento della capacità amministrativa e dello sviluppo delle governance. Oggi siamo qua a Torino per un programma di affiancamento, è una delle attività che vengono fatte all'interno di questo progetto Creiamo PA, perché la città metropolitana di Torino si è candidata per queste attività di affiancamento e non solo, perché sta partecipando attivamente anche a un tavolo tecnico che è stato istituito all'interno del Ministero su questo tema. Attraverso il programma sperimentale Casa Scuola Casa Lavoro, che è un programma di investimenti che sono stati concessi dal Ministero alle amministrazioni locali sul tema della mobilità sostenibile, la città metropolitana è particolarmente attiva e anche considerata dal punto di vista tecnico ed esecutivo una delle migliori realtà italiane. Al seminario hanno anche partecipato mobility manager di aziende private. Sul territorio a Torino siamo riusciti a implementare una navetta che dal capolinea di Fermi può portare i clienti in negozio. Inoltre abbiamo nei nostri parcheggi, proprio di fronte all'entrata del negozio, le colonnine di ricarica elettrica. E nel corso degli anni poi, in base ai partner locali, siamo riusciti anche ad attivare delle convenzioni con aziende private nel campo della sharing mobility. Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità 2018, la città metropolitana di Torino partecipa anche al Giretto d'Italia, la gara in programma giovedì 20 settembre che mira a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e o casa-scuola compiuti esclusivamente in bicicletta, e alla Social Biking Challenge promossa dalla Commissione Europea tra il 16 settembre e il 6 ottobre, con l'obiettivo di incoraggiare l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani.